Signori, a grande richiesta parliamo finalmente di xCloud, complice il suo arrivo adesso in beta anche su PC. Un servizio che, per spiegarlo a chi non lo conoscesse, è essenzialmente il corrispettivo del PlayStation Now su Xbox, il che permette di utilizzare gran parte del catalogo Xbox Game Pass anche attraverso un browser. Quindi, se siete abbonati al servizio Ultimate, sappiate che potrete sfruttare tutti i vostri, gran parte dei prodotti disponibili sul Game Pass anche su PC, a patto appunto che abbiate determinati requisiti soddisfatti. Quindi io passerei alla questione in sé per sé. Allora, per accedere a questo servizio xCloud su PC, tutto ciò che dovete fare è accendere internet, no, e andare su www.xbox.com/play. Serve nient'altro. Dovrete accedere chiaramente col profilo Windows con cui è legato il vostro abbonamento Xbox Game Pass, e da lì avrete accesso immediato a tutto quello che è il catalogo disponibile su PC. Un catalogo molto vasto che non copre la totalità dei prodotti, io ne ho contati 265 su oltre 300, ma tenete presente che, come starete vedendo in questo momento, il catalogo comprende praticamente tutte le uscite più importanti, tutti i prodotti più importanti, e non ho verificato quali fossero gli assenti, ma non mi è parso di vedere nulla di particolarmente rilevante. In questo senso, magari aspetto un commento da parte vostra per dirmi: no, guarda che manca sto gioco che è importantissimo. Io non, onestamente non ci ho fatto caso. Però comunque parliamo di 265 giochi al momento della registrazione di questo video. Allora, che cosa vi serve per accedere a un qualsiasi prodotto mediante Xbox Game Pass su xCloud? Dovrete rispettare tre requisiti: avere un browser compatibile, avere una connessione internet che sia appunto sufficientemente solida per sostenere poi il peso del servizio, e un pad. Qualora non abbiate una di queste tre cose, vi verrà segnalato al momento del tentativo di avvio di un software e potrete risolvere eventualmente qualunque mancanza. Fatto questo, non dovrete far altro che partire. Una precisazione: personalmente, per quelle che sono state le mie prove, i miei test, vi consiglio di usare il servizio mediante il browser proprietario di Windows, ovvero Edge. Fatto con Chrome, fatto con Firefox, funziona sì, però funziona in maniera meno solida, meno stabile. La stabilità garantita da Edge non l'ho riscontrata su nessun altro browser per il momento, ma magari le cose col tempo miglioreranno, ma se volete un consiglio, per adesso usatelo con Edge. Detto ciò, a livello di prestazioni il servizio al momento offre 1080p e 60 fps su tutte le produzioni compatibili, chiaramente. Un livello assolutamente dignitoso che permette di godersi gran parte dei prodotti senza il minimo problema. Anzi, ma godendosi anche in maniera piuttosto soddisfacente. Per quanto riguarda l'input lag, cosa importantissima, non si registra, almeno stando ai miei test, un input lag particolarmente preoccupante. C'è chiaramente un piccolo ritardo che non è quello che avreste con la console collegata, ma è un ritardo tutto sommato accettabile che, salvo casi eccezionali tipo lo sconsiglio per gli FPS competitivi, appunto, quindi salvo questa particolare categoria, trovo che non precluda o pregiudichi la qualità di qualunque tipo di esperienza ludica. Insomma, come avete notato, il ritardo c'è, ma è letteralmente minimo, e giocando, specialmente se in single player, non vi accorgerete letteralmente di nulla, specialmente se doveste optare per prodotti che non si basano proprio sulla reattività dei comandi, ma che sono un pochino più abbordabili, un pochino più lenti nei ritmi. Fermo restando che appunto però potete godervi assolutamente anche quelli. Non so se la resa di YouTube in questo senso permetterà di vedere effettivamente la qualità del servizio, la resa proprio visiva del servizio, ma posso dirvi che, se siete abituati a un'esperienza in 4K, magari sì, tornare ai 1080 in streaming non sarà proprio il massimo, ma in linea generale tenete presente che la qualità complessiva del servizio è tra le migliori che possiate ottenere in questo momento con un servizio di streaming videoludico. Per cui l'ho trovato assolutamente soddisfacente, in linea con le mie aspettative, né più né meno. Cioè, non mi aspettavo di più, sinceramente, ma non mi aspettavo neanche di meno, perché comunque Microsoft può contare su un'infrastruttura proprio territoriale che garantisce una resa di questi servizi nel migliore dei modi. Per cui sfruttatelo, provatelo, vedete come va e soprattutto lasciate un commento per raccontarci la vostra esperienza. Per quanto riguarda il futuro, il servizio dovrebbe ampliarsi, complice appunto la compatibilità con gli smartphone, anche ai controlli touch. Sono attualmente in studio una serie di prodotti per cui dovranno essere integrati questi controlli, e che credo potrebbero rendere
xCloud anche particolarmente interessati da quel punto di vista, però per il momento tenete presente che non c'è controllo touch, dovete avere un pad. E in questo senso arriviamo al discorso periferiche compatibili, perché il servizio è chiaramente compatibile con i pad di Xbox One, Xbox Series S ed X, quindi avete la massima scelta. Controller di terze parti per il momento che io sappia non sono compatibili, per cui dovete avere per forza un pad che sia ufficiale, ecco. Credo di avervi detto tutto. Concludendo, ragazzi, io trovo che il servizio sia al momento ben più che soddisfacente, non ho riscontrato criticità particolari, l'esperienza è stata estremamente stabile, gli unici problemi che ho avuto li ho avuti provando il servizio su browser che non fossero Edge. Ogni tanto mi cadeva la connessione, ogni tanto non riuscivo ad acchiappare proprio il gioco nell'avvio, però per il resto l'interfaccia, la resa, la velocità di esecuzione dei software è tutto estremamente semplice, intuitivo, non ci sono passaggi, non ci sono lunghi tempi di attesa. Adesso, semmai in chiusura, dopo che vi avrò salutato, vi lascerò una clippina, una sequenza senza tagli che vi racconterà l'avvio di un prodotto, i tempi di attesa fino ad arrivare al, insomma, al gioco vero e proprio, affinché possiate vedere proprio i tempi che necessita tutto il procedimento, cioè dalla scelta del gioco all'avvio e arrivare poi in game a giocare, così che possiate valutare. Adesso non so che gioco prenderò, ma lo farò con un gioco singolo in modo che possiate vedere, insomma, e valutare da voi. Per il resto vi invito caldamente a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete avuto modo di provarlo, se sì, dove, con quale configurazione e con che tipo di linea, raccontando brevemente quella che è stata la vostra esperienza. Vorrei che questi video fossero utili a tutti per confrontare un po' le opinioni e per eventualmente individuare anche dei problemi che il servizio potrebbe avere, perché essendo in beta potrebbero esserci. Ecco, io non ne ho riscontrati, ma non è che quello che ho detto io è la bocca della verità. Io parlo per la mia esperienza, ma in condizioni diverse di linea, di browser, di computer, potreste avere, non lo so, un'esperienza diversa, per cui vi sarei veramente grato se ci potessimo confrontare su questo, anche per arricchire banalmente un po' la discussione. Ragazzi, fatemi sapere, io vi ringrazio, vi lascio con questa clip e noi ci vediamo alla prossima. Thank you.